E adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. Thiago Silva è il primo della lista. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Fabinho si fa avanti per battere il rigore. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. E adesso è il turno del secondo rigorista. Ottima intuizione del portiere, ma non è stata abbastanza. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Roberto Firmino tirerà il terzo rigore. Portiere spiazzato e palla dentro. E così siamo sul 3-3. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Spiazza il portiere, insacca. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Thiago Silva è l'ultima speranza della sua squadra. E non riesce a chiudere la partita. È crollato sotto il peso della pressione. L'emozione gioca brutti scherzi. E ora si va ad oltranza. Palo! Il portiere può festeggiare. Ha cercato la precisione. Il legno gli ha negato il gol. Non deve far entrare questa palla o è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza,